Parte terza, i nuovi imperi. 3.1, gli umani. Sul pianeta Terra, la razza umana aveva finalmente sviluppato una nave in grado di lasciare il loro sistema solare. Un coraggioso equipaggio si avventurò nell'universo per imparare che vita esistesse al di fuori del Sole. Le loro scoperte cambiarono radicalmente la condizione umana. Su pianeta dopo pianeta trovarono tombe e città in rovina, sotto l'occhio delle statue delle razze estinte. Ma la scoperta più significante fu la tecnologia aliena. Gli umani organizzarono il loro ritorno e avanzarono con pace. Dopo un altro secolo, navi più veloci della luce esploravano le stelle e le colonie trasformavano i mondi ostili in case. Vennero formate relazioni pacifiche tra gli umani e le altre giovani razze e una grande federazione galattica venne fondata. 3.2. I pirati spaziali. In una regione meno ospitale dello spazio, un complotto di specie maligne unì le forze per sopravvivere. Sui pianeti dove le piogge acide bruciavano la carne e il magma fluiva, questa alleanza si espanse in un più grande impero spaziale. Si avventurarono nei vicini sistemi spaziali e presero cosa avevano bisogno da chiunque potessero raggiungere. Trovarono le rovine delle vecchie razze e rubarono le antiche tecnologie sepolte. Si immersero nella scienza e scoprirono i segreti delle loro scoperte. Dopo decenni erano avanzati in modo sorprendente, diffondendosi con navi più grandi e più forti. Le creature si intensificarono, adattarono la loro genetica, integrando meccanismi sotto la loro carne. Erano unici, una cibernetica razza di furiosi assassini, con grandi abilità nel campo scientifico. Quando un pianeta veniva invaso, la civilizzazione conquistata era schiavizzata con la forza. Ma il momento cruciale venne quando l'impero dei pirati spaziali raggiunse le frontiere della vasta federazione galattica. Il primo contatto fu veloce e furioso. In quel giorno un allarme si diffuse tra tutti i mondi della federazione. Attenzione ai pirati spaziali. Anche se nessun tipo di guerra fu ufficialmente dichiarato, gli imperi si attaccarono l'un l'altro a vista. La federazione galattica fu grande abbastanza per reprimere qualsiasi incursione nemica nel loro territorio. Ma non sarebbe finita lì.